Bordello oggi, bordello annunciato perché, perché comunque c'è la contestazione della curva contro una presidenza, contro un presidente che non esiste più, che sta andando via. Qualcuno si chiede perché ora e non prima. Non lo so, ragazzi, dovete chiedere alla curva, non certo a me, sono loro che hanno deciso di contestare questo presidente a quanto pare c'è qualcosa che non gli va più bene e vogliono che se ne vada via subito. Eh, purtroppo, ehm, secondo me, indipendentemente da quello che fa la curva, eh, io parlo dei tifosi in genere, cioè quando vieni fomentato... Allora, partiamo da capo, Marotta la settimana scorsa nella dichiarazione che fa sulla proprietà ti trasmette la tutta la tranquillità del caso perché ti dice guarda, ti fa capire comunque l'Inter in vendita, ti fa capire sono due anni che ne stanno parlando poi dopo eh, qualche d'uno la rigira a modo suo dicendoti insomma, è quello che ti dice che Zangara doppiava due settimane fa fomentando fondamentalmente odio verso i tifosi perché poi c'è cioè questa gente dovrebbe fare informazione che ti dice Zagra doppia, Digital Bits è tutto a posto, ti diano che eh, Gozens è un upgrade rispetto a, a, a Perisic e, e poi dopo il tifoso elite si ritrova con un allenatore, eh, diciamo, eh, incasinato con giocatori uno contro l'altro e ti ritrovi immobile perché non ci sono più soldi nemmeno. Eh, per comprare un po' di palloni è, è normale poi il tifoso si incazza. Questi tifosi si incazzano anche grazie a questa gente che dovrebbe fare eh, disinformazione, ma che fa solamente eh, cattiva disinformazione sparando continuamente delle fake news, dicendo che va tutto bene, dicendo che Zangr è doppia, poi dopo qualcuno si sveglia tutto sudato e capisci che non sto parlando della curva, ovviamente, e capisci che qui non può più cambiare nemmeno un pallone perché ormai siamo arrivati a fine battuta. Invece poi di parlare dell'Inter, della situazione dell'Inter, dei tifosi in rivolta perché i eh, tifosi la, la, la curva a questo giro è veramente arrabbiata. Io, ragazzi, vi voglio ricordare che questa è la terza contestazione a questo presidente. Volevo ricordare che tanti presidenti sono stati eh, contestati per molto meno, quindi loro sono stati anche troppo pazienti, a mio avviso perché Con l'inter non ci si gioca, con l'inter non ci si gioca. E gente difende l'indifendibile, gente che difendeva questa proprietà per interessi, perché poi è su YouTube per chiedere soldi. Ti fa, ti, ti vuole far capire anche a, a, a quelle persone che li seguono su YouTube a cui chiedono soldi e sparano cazzate. Ora, voi che avete dato i soldi a voi che gli avete dato i soldi spero che avrete capito che vi hanno non truffato ma di più vi hanno preso per il culo e truffato a gente parlo in generale che vi dicevano che la situazione è tutta a posto che va tutto bene che non ci sono problemi che è tutto, che è tutto perfetto qui ci sono gli sponsor cinesi che l'anno scorso non hanno pagato c'è so, lo sponsor attuale che non sta pagando c'è un allenatore c'è un allenatore che non è stato esonerato perché non ci sono soldi. Ci sono giocatori. Non ti dico uno contro un altro perché non voglio esagerare, ma c'è uno spogliatoio rovente. C'è il presidente contestato. Di cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare dei pdf? Parliamo dei pdf. Vogliamo parlare dei cialtroni. Di cosa vogliamo parlare? Di cosa vogliamo parlare qui? Ecco perché. Siamo dietro l'Uganda. Ecco perché YouTube sta asfaltando i giornali. E non certo per merito mio, eh, ma ci mancherebbe. Ecco perché YouTube diventerà uno dei maggiori mezzi di comunicazione. Ecco perché molti youtubers, io mi tolgo, vi raccontano cose che certi giornalisti non vi possono raccontare. No, invece mi ci metto anch'io come mi tolgo quindi invece di parlare della situazione dell'Inter si fomenta odio, si dice ai tifosi che va tutto bene, che è tutto a posto e si raddoppia a Sherby mania, se ne diano di tutti i colori e ora voi vi dovete svegliare smettere di guadagnare i soldi, di, di regalare i soldi che, che guadagnate e darli a questi cialtroni e avete capito finalmente con chi avrete a che fare. Ma la pietra sopra, cioè ce lo mettiamo noi il cemento sopra. Poi, dopo quando faremo la live, che non mi sembra il caso, mi sono rapportato anche agli altri ragazzi, di farla né stasera, forse almeno domani con questo bordello che c'è, perché noi abbiamo rispetto. Mentre c'è gente che gioca a fare guardia al ladro oppure che gioca contro gli spiriti che non esistono mentre a qualcuno io ricordo vivamente che poi dopo vanno ospiti in canali dove ci sono dei pervertiti che molestano delle ragazze dove c'è gente che dice di lavorare per l'inter per cercare di arrivare a 2000 iscritti 3000 quelli che sono ma non ci arriveranno mai poi questi fanno i buoni samaritani e vanno nelle trasmissioni a fare cosa poi dopo non, non sto zitto, non mi interessa non ho problemi a dire quello che penso è quello poi che succede quindi vediamo ormai il tempo di Zang è finito, sappiamo tutti che se ne sta andando va bene, anche perché poi chi aveva la faccia di culo fino a dieci giorni fa a dire che raddoppiava, faceva triplette e quattro gol in una partita ora te lo ritrovi a dire che vende soci di minoranza, americani e questo le succede, io io comunque ce l'ho con voi e date i soldi a queste persone qua. Perché voi siete delle persone ingiuste, voi siete delle persone scorrette. Voi regalate i soldi a questa gente qua quando ci sono tante persone che muoiono di fame, ci sono tanti animali nei canili che soffrono e voi andate a fare abbonamenti per fare i che? Per sentirti dire cosa? Per sentirti dire cosa vai a fare gli abbonamenti o a dare i soldi a uno? Per sentirti dire eh, che va tutto bene. Hai visto come andava tutto bene? Ne sei accorto che non andava tutto bene, vero? Allora fai una cosa: vai a chiedere i soldi, fatti ridare i soldi. Cos'è questa qui? Come la chiami prendere i soldi alle persone e di chi le cazzate te? Come la chiami? Come la chiami? Dai i soldi a uno e ti dice le cazzate te. Come lo chiami? Reato, come lo chiami te? A uno e ti dice va tutto bene, tutto a posto. Non ti preoccupare, come, come lo chiamate? Parlo in generale, eh, perché ce n'è solo uno. Ce ne sono tanti. Come li chiamate questi qui? A chi faceva la guerra contro chi non voleva Zang, perché non vai a fare la, la guerra alla curva ora? Che non vogliono più Zang, vai da quelli della curva e digli no, guardate, cialtroni, ciarlatani. Io Zang lo voglio. Andate a, andate, a dire, a dire cialtroni a quelli della curva, perché non ci andate? facile dietro uno schermo a dire cialtrone a delle persone che non la pensano come voi andate a quelli della curva a dire siete dei cialtroni da charlatani ora vai andate andate invece di dire cagli il culo andate a dirgli siete dei cialatani a quelli della curva perché ti hanno detto zang out ma che schifo che schifo ci becchiamo più tardi, ciao Inter che schifo